Ciao ragazze, buongiorno, nuovo video, è il terzo che registro vestita così, ma sapete che la domenica è pregna di video e vi registro il video dei prodotti più utilizzati della settimana, speriamo di ricordarmeli tutti, perché non so neanche se me li ricorderò tutti, ma va bene così. Allora, partiamo, fatemi mettere via una roba che sennò qua c'è un casino. Partiamo dalla base. E ho utilizzato aiuto, il mio correttore Tarte, questo qui che mi piace proprio tantissimissimo. Voi lo sapete, è il correttore della mia vita e potessi lo comprerei sempre, ma questo di Too Faced Cosmetics, comprato da AliExpress, e l'antietà di Maybelline che mi piace tantissimo. Voi lo sapete, io lo ricompro sempre ed è un correttore che amo perché comunque fa egregiamente il suo dovere. Poi Urban Decay Primer Potion, e ho cominciato a usare il Lorac di AliExpress, quello che c'era dentro una delle palettine. Lorac, che non mi sembra niente male, ma mi riservo di decidere. Poi ho utilizzato il fondotinta Fit Me di Maybelline nella tonalità sai il cazzo 20, 125, questo qua. Un correttore, un fondotinta che mi piace sempre, semplicissimo. E la Smashbox Camera Ready BB Cream SPF 35 nella tonalità light medium, che qui sembra scurissima, poi no, in realtà quando la mettete su è un colore mettibilissimo. Non so perché dalle scatole sembrano schifo. Ovviamente ho usato il Cocoa Powder Foundation di Too Faced Cosmetics. E come cipria e anche come fondo ho usato questo Sephora Mineral nella tonalità Clair o Light, come vi pare a voi, insieme alla cipria Le Clerc in Parma, che è questa violettina qui che metto spessissimo. Poi blush, ho usato questo qui che si chiama Dolly Mix, non so se si vede, che l'ho comprato, è comprato da AliExpress, è un fake MAC, è un bellissimo rosa che mi piace tanto e non mi sta dando nessun problema. Il Bare Minerals Love Radiance, che è questo fondotinta, che è questo blush che ha dentro anche un illuminante che mi piace proprio tanto. E il Burberry Lip and Cheek Bloom, questo qui. Nella colorazione non me lo ricordo, ora ci guardo. Numero 05, che è questo colore stupendo che mi ha regalato la mia amica Nicla, che ringrazio e saluto in caso che passasse di qua. Poi, che altro ho usato? Ho usato gli ombretti della Nabla. Questa è la mia palettina di punta della Nabla. Ho usato tantissimo, ho usato questo, ho usato questo, ho usato questo, City Wolf, questi due marroni, questo qui per fare uno dei miei trucchi preferiti. E io appena posto gli ombretti di Nabla li uso assolutamente. Poi oggi per fare questo trucco qui ho usato questa palettina che ho composto io con questo ombretto Alchemilla, questo qui della Essence e un po' di questo ombretto della Nabla, questo qui che deve essere Camelot se non erro. Poi che altro ho usato? Ho usato questa palette, la Balm Jovi di The Balm, che ho comprato su AliExpress, questa che è questa palettina qui con questi colori, che sotto tra l'altro anche i rossettini, eccoli qua. La sto testando, sto cercando di capire com'è perché è una delle tante palette che ho comprato che non ho usato tantissimo. Poi Naked, vabbè, non spendo parole inutili, è la palette di marroni per eccellenza, anche se mancano dei matte, lo sappiamo tutti, però è una palette passepartout che tutte le ragazze che ce l'hanno ovviamente made in USA. Assemblata in Repubblica Dominicana, vabbè, niente. Poi ho utilizzato questa palettina qui,
New York della serie quella di Sephora che c'erano a Natale, che mi piacciono tanto, sono sempre qua con me e appena posso le uso. E ovviamente per non farmi mancare niente ho usato anche la Semi Sweet Chocolate Bar. Vabbè, sapete che io tutte le volte che ne parlo la devo annusare perché sennò non va bene, cioè si può, vabbè, non va assolutamente bene. Poi, siccome come al solito non mi sono preparata niente, che altro ho usato, che altro ho usato? Ah, gli ombrettini questi qui della NYX, voi sapete che io li ho depottati, li ho messi qua, eccoli qui. NYX mi piace moltissimo, i suoi ombretti sono fantastici, durano tanto. Poi, matite. Ho usato questa della V7 Black, che non, più black che non si può, questa qui che mi ha regalato Cami, estetista, che adoro follemente, è una matita che dura tantissimo, tutto il giorno, non si sbava. La Sun Glow di Avon, questa qui in verde, questo verdino che mi piace tantissimo. La solita Double Glam di Kiko nella parte viola, ma uso anche il petrolio tantissimo, è un colore che adoro. Tra l'altro non so perché si fa sempre a punta tonda. Poi ho utilizzato fango di no, pioggia di neve. Questo colore qui bellissimo, anche sfumato nella parte sotto, mi piace tantissimo. E questa qui che è la Stay No Matter What di Essence, che sto cercando di far andare perché è una matita odiosa che si fa una fatica della Madonna a stenderla, ma ahimè è più resistente di quello che pensavo. E ho usato anche melanzana di neve, questo pastello proprio melanzanosissimo, che mi piace mucho, mucho, muchissimo. Mascara. Allora, ho cominciato a usare questo Hard Design Mascara di Collestar, che ha questo pennellozzo qui, è soltanto questa settimana che lo uso, perciò non vi so ancora dire com'è, però allora mi piace, posso dirvi che di primo impatto mi piace molto e si stende anche bene, ce l'ho su anche oggi, se avete visto il get ready in 10 minuti l'avrete visto, mi sta un po' sulle palle che sulla punta si crei un accumulo, ma tant'è. Poi ho usato il Big Lash Mascara di V7, è un mascara che uso sempre volentieri. Sto usando tantissimo il Super Shock Avon, questo qui, che mi ha regalato Steffi per, Steffi mia sorella, per il compleanno. E ovviamente Boosted di Avon Color Trend. Senza dimenticare mai che ovviamente ho usato anche il Fluo Mascara di Pupa, che almeno una volta a settimana lo uso. Ah, ho dimenticato un ombretto che è questo qui della collezione Metallic Shine di Kiko, che è questo colore simile a Madreperla. Anzi, visto che siamo qui in chiacchierino, facciamo una comparativa perché allora non so se riuscirò a farvelo vedere, ma io ci provo. Ve li metto a confronto. Perché comunque si assomigliano molto. Ovviamente, vabbè, non possono essere uguali. Madreperla non si vede una mazza. È stata una pessima idea, io lo sapevo, che mi stavo spingendo oltre le mie possibilità. Non si vede una mazza. Ovviamente Madreperla è molto più madreperlato e tende un pochino più al violettino e questo è molto più chiaro. Però una volta su si assomigliano molto. Perché sono molto cangianti, vedete? Non sono uguali, si somigliano, è diverso. Però sono due ombretti che a me piacciono tanto tutte e due e uno l'altro li uso sempre. Questo tende più al violetto, questo tende più al rosa, però vedete? Sono entrambi luminosi, stanno bene, soprattutto nei trucchi che voi volete fare magari luminosi con del marrone, ok, sono due ombretti che vale la pena. Poi, allora, sto pensando se mettere dentro anche dei prodotti per la skin care, visto che magari tutte le settimane userò alcuni prodotti che avete già visto. E oggi volevo inserire questa mascara Avon della Planet Spa, Indulgent Spa Ritual with African Shea Butter and Cocoa. Allora, è una maschera marrone. Vediamo se riesco a farvi arrivare. Ecco qua. È marrone e sa di cacao. Sembra una crema da spalmare sul pane. È ottima. Ha
L'Inci non sembra neanche malissimo, ma voi sapete che io non sono una talebana dell'Inci, perciò fate Vobis, non mi interessa. E è una delle maschere che uso di più quando il sabato mattina finalmente decido di restaurarmi un attimo. Questo giro non è stato il sabato, è stata la domenica, perché ieri sono andata a farmi il tatuaggio nuovo. Se avete visto, se mi seguite su Facebook, avrete visto la foto. Quindi mi sono fatta la mia mascherozza, questa qui, io la lascio su sempre un quarto d'ora, 20 minuti, è una maschera pazzesca, vi lascia la pelle pulita, detersa, idratata e in più questo profumo di cacao, minchia ragazze, che ve lo fa. E niente, che altro? E ho usato come rossetto Flauta of Fabulous, ho usato All Fired Up, sempre di MAC. E ho utilizzato Magenta Flash di Avon, che sono i tre rossetti che uso praticamente sempre di più, che ce li ho sempre in borsa. Niente, anche questo video è giunto al termine. Mi raccomando, se vi è piaciuto lasciatemi un like, se vi interessa il canale o volete farlo conoscere a qualcuno condividetelo, perché ho notato che questo canale non va, mi sta venendo voglia di mollare tutto, di lasciar perdere, perché vabbè, un po' che sono io che non ho il tempo di stargli dietro, un po' che mi rendo conto che io posso anche circolarizzare tutti i video del creato, ma se poi dopo nessuno li guarda, cioè è inutile che io mantenga un canale aperto, quindi datemi una mano, fateli girare, se in caso poi si vedrà. Vi mando un bacio e vi lascio al prossimo video. Ciao!